Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Oggi andiamo a preparare insieme una ricetta realizzata con un pesce che viene da molto lontano. Parliamo di una trota che viene dalla Tasmania. Trote molto pregiate, allevate alla bocca del fiume quando sbocca nell'oceano, i pesci che arrivano a 4-5 kg di pezzatura, la sua carne è molto compatta e carnosa. Andiamo a presentarla su una crème fraîche aromatizzata al wasabi per dargli un tocco di piccantezza. Per prima cosa andiamo a far passare la nostra trota in una soluzione di zucchero e sale per far sì che rilasci un po' i liquidi e rimanga ancora più croccante di quello che è. Abbiamo mixato al 50% sale e zucchero e andiamo a metterne un po' alla base, in questa maniera. Prendiamo il nostro filetto di trota, in questo caso. Andiamo a eliminarlo dalla pelle, in questa maniera. Lo rifiliamo dalle parti troppo grasse. Quindi una volta pulito bene il nostro trancio di trota, andiamo ad appoggiarlo su questa, diciamo, mix di sale e zucchero e lo andiamo a coprire. Lo lasciamo così per circa 7-8 minuti. Intanto che la nostra trota perderà i liquidi in eccesso, andiamo a creare la nostra crema di wasabi e crème fraîche. Andiamo a mettere un cucchiaio di crème fraîche in una bacinella. Andiamo a grattare la nostra radice di wasabi fresco e andiamo ad aggiungerla alla crème fraîche. Andiamo a mischiare. Una volta pronta la nostra crème fraîche al wasabi, andiamo a preparare la nostra insalata di finocchietto. Quindi usiamo un finocchietto baby, scorza d'arancia, olio, sale e pepe. Una volta tagliato il nostro finocchietto, lo andiamo a posizionare nella nostra bowl e andiamo a grattarci dentro un po' di scorza d'arancia, filo d'olio, di pepe selvatico e un pizzico di sale mandorlo. Una volta realizzata la crema insalata di finocchietto, andiamo a sciacquare il nostro filetto di trota che avrà perso i liquidi in eccesso nell'acqua, in questa maniera, molto rapidamente. Una volta eliminato il sale e lo zucchero in superficie, asciughiamo. Ecco a voi il nostro trancio. Prima di impiattare non ci resta che tagliare il nostro trancio di trota. Andiamo a tagliarlo leggermente grosso. Ok. E ora non ci resta che impiattare. La base, un cucchiaio della nostra crème fraîche. Andiamo a posizionare la nostra trota, la nostra insalatina di finocchietto, un antipasto fresco e veloce.